Nope. Eccoci qua, signore e signori, per il sesto playday. Io sono un po' più pixelloso e scattoso del solito. Temo. Non ci sono stati avvisaglie di questa problematica fino a pochi istanti dall'inizio della live. Io spero migliori drasticamente nel nell'arco della serata. Sesto playday di Amazon University Esports, di Legends of Runeterra, con una chiara situazione di dominio da parte di vero Perro e Bulat, ma oggi siamo chiamati a rompere questo equilibrio. È vero, Soul? decisamente sì uh, i risultati di oggi rendono proprio uh, bene fede a quanto ci aspettavamo due giocatori del calibro di Valerio Perro e Bulat stanno leggermente poi staccando il resto del gruppo perché alla fine sono a due game di sicurezza se dovessero perdere oggi entrambi staremmo parlando di una classifica dove tutto potrebbe cambiare in una singola giornata quindi bisogna assolutamente vedere Bulat che peraltro sarà proprio uno dei primi giocatori che vedremo giocare questa sera nel primo match uh, nice ok quindi già una bella apertura forte con una possibile, eh, un possibile sorpasso contro sorpasso o raggiungimento della vetta di classifica per la prima volta dall'inizio del torneo perché c'è sempre stato Valerio Perro, con uno scoro con l'altro Valero non si è mai schiodato da lì e quindi potrebbe essere la giornata del sorpasso interessante, molto interessante che affronterà il Bombulat Burlata frontera era Giuranda e entrambi hanno delle line -up veramente, veramente particolari. Ma magari gli diamo un'occhiata dopo. Magari guardiamo il tabellone dei risultati, se la regia ce lo manda. Così vediamo tutto quanto e That si nice. capisce molto bene quello di cui stiamo parlando. Eccetto un reddolo molto sfortunato, soprattutto nelle ultime due giornate, dove non si è portato a casa in entrambe le occasioni una vittoria. Vediamo appunto dove tutti i giocatori sono praticamente lì, lì, tutti molto vicini. Uno Xatoms che svetta, poi una massa di gente sul 2-3. Eh. Uh, Bulat e Valerio Perru certamente sono lontani dagli altri, ma qualora entrambi perdessero oggi eh, si riavvicinerebbero moltissimo agli altri giocatori. Ci sono ancora un po' di giornate da giocare eh, è ancora tutto da decidere. Certo è che però la cima è saldamente nelle mani di questi due giocatori al momento. Sono stati sicuramente i giocatori che hanno saputo più variare il colpo a livello di line-up, essendo un formato diverso dalla scorsa edizione. Quindi, non più la formula del bracket del tabellone eliminazione, ma la forma del campionato a più giornate. Eh costringe questi giocatori a uscire un po' dalla propria zona di comfort o meglio ad ampliarla il più possibile, includendo tante diverse line-up, tanti diversi archetipi e sicuramente eh, sono due giocatori che hanno tantissima esperienza sia volatile che vero perro, che non hanno solamente il deck da one trick pony con cui scalano la ladder, ma hanno sicuramente sono già belli svezzati anche per quello che riguarda l'ambito torneistico, e quindi trovo solo che una conseguenza naturale della loro preparazione e della loro esperienza è il fatto che siano primi. Ci sono stati altri, altri giocatori che hanno fatto un po' più fatica. A cambiare il colpo, giuranda per l'appunto. In realtà, per fare un po' di storytelling, anche se è quella che è la sfida che stiamo per andare a vedere, giuranda si è molto spesso nell'arco di questo campionato eh, affidato a mazzi forti da ladder. E sono stati un po' la sua croce e la sua delizia, perché ci sono state delle giornate dove era assolutamente incontenibile. D'altronde affidandosi ai top tier da ladder, ti stai affidando ai migliori mazzi in assoluto, quelli che non guardano nemmeno troppo al matchup, che tirano dritto per la loro strada e cercano di portarsi con una buona percentuale in qualsiasi matchup. Al contrario, Bulat invece ha sempre costruito la lineup da torneo. Ha sempre costruito qualcosa di che magari partisse sì da uno o due tier da ladder forti, per poi costruire una sua strategia di compilazione mazzi e di pick and ban, perché anche questa è una fase molto più. Importante, che adesso è una bella quadratura contro qualunque avversario avesse davanti, assolutamente. Siccome l'ha introdotta, parliamo della loro line up. Nice. ci schiera un Drevenez real, un fiore Shen e poi un Lux of Sol che è stato bannato, uh, giurando mm. dalla sua ci schiera a sua volta un Fiorashen, a Shen, a sua volta un Soraka Tamkench e un Makai Nautilus che è stato bannato. Al momento okay. abbiamo quindi molto, molto mid range, quest'oggi, Drevenezze, Fiora Shen, Fiora Shen e Sorakatam da entrambe le parti. Eh, entra entrambi se la giocano molto in centro alla mappa. E abbiamo un Juranda con Sorakatam Kenge. Sorakatam Kenge che potrebbe essere veramente fastidioso, che si trova in un matchup eh, decisamente. Comodo contro Fiorashen, non super easy ma diciamo comodo e contro Drevenezrial comunque sia un matchup decente dove si trova ad avere delle ottime risposte agli spari puntuali del Drevenezrial con dei pezzi che hanno comunque statistiche di base già molto alte che sono curabili, un Tankhenge 2-6 che entra in campo di quarto turno e c'è a malapena il raggio termogenico che lo può rimuovere dal gioco, quindi comunque delle giocate che lo rendono molto solido sul campo e la Starspring come win condition a sorpresa, secondo me un ottimo opera per Giuranda è un ottimo mazzo a portarsi a casa la vittoria in questo turno, bisogna vedere poi più che altro se sarà il fiorascendi Giuranda a chiudere la serie o se Bula ti riesce a rubarla anche questa volta. E io ho particolare attenzione la rivolgo al Dreven perché in mano ad altri players non ha esattamente performato ha lasciato un pochino la discussione aperta sul fatto che fosse un mazzo Molto forte in torneo forse, forse un po' poco inconsistente, che dipende tanto dall'ordine della pescata. È un mazzo che ha delle carte molto settoriali, ha le carte per ciclare, le carte per rimuovere e portare avanti la condizione di level up di Ez e le carte che capitalizzano sull'Ezral evoluto. È un po' complesso e forse l'ho definito, se ricordo bene, un po' troppo onesto, un po' troppo ferro e bilanciato come mazzo che, insomma sembrerà un'osservazione, cosa c'è di male? È perfettamente bilanciato, va benissimo. In realtà noi giocatori di carte cerchiamo sempre di andare a prendere quello che è un spaccare po' più disonesto, esatto, cerchiamo di spaccare il gioco, cerchiamo di prendere quel qualcosa che ha una marcia in più. E ti dirò, Beh. subito dopo quel play day, ironia della sorte Soul, ho letto di tanti giocatori che stavano, se non sbaglio era un thread aperto da Mega Mogwai che discuteva proprio... Ironicamente il suo, il suo thread era tipo intitolato Dreven Ezra, fake news o qualcosa del genere. E molti pro player molto, molto titolati, che non solo bazzicano i piani alti della ladder, ma giocano molto torneo, si dicevano d'accordo. Ma apparentemente, eh, tra sta. poco avremo la prova o meno. Di, questo, di questa fake news che potrebbe o non potrebbe essere Draven Ezral perché inizia la serie e come aveva captato giustamente il Buon Soul, ad aprire le danze per Giuranda è proprio il Soraka Tam Kench, ottimo mazzo scout. Se posso dire la mia, anche proprio per la sua capacità di tirare dritto e non guardare troppo al matchup, che è una caratteristica importante per un mazzo che vuoi giocare al buio. Assolutamente sì, è molto importante. Poi, la quasi da, del, nella line nella lineup di Bulat di Isole Ombra e comunque di tutti questi rimozioni, eh, eh, pezzi che reggono il campo molto grossi, c'è una totale assenza nella lineup di Bulat che schiera appunto a Drevenez e Fiorashen. Il Sorakatam è proprio fatto per reggere questi match-up Una mano buona quella di Bulat, una buona partenza, peraltro. Bulat sta giocando un, un Fiorashen con Sitria, quindi una versione più tendenzialmente aggressiva che piuttosto che una versione di controllo punta a fare quella chiusura con un campo forte e appunto l'attacco di sesto turno, token d'attacco sul turno dispari per lui quindi anche leggermente sfortunato se vogliamo siccome gioca Sita eh, avesse avuto fiora in mano sarebbe andata meglio per esempio dalla sua però Giuranda ha una buona mano ha una buona partenza non sfrutterà la Crocker in questo caso ma comincerà già a reggere la board e al quarto turno siamo già ad un tamkench potenzialmente incontestato con già un buon parco carte pronte a difenderlo Sembra essere un, un discreto setup questo di Tam Kench che renderà molto complessa la rimozione da parte di Bulat che più che far affidamento su quel Drago 4-5 non ha dei sistemi per andare a interagire direttamente con Tam Kench e sappiamo quanto urgente sia per un mazzo che vuole sviluppare board togliersi dalle scatole Tam Kench che invece ti impedisce di costruirne perché continua a divorare i tuoi pezzi, continua ad essere protetto. È un po' una fiora, ecco, in un certo senso è un po' come se Bulat mm. dovesse fare i conti con una fiora. Che Incessantemente va a rimuovergli board e lui invece ha bisogno di questo board per accreditare il Nexus di Giuranda in un matchup in cui Bulat è chiaramente l'aggressore e Giuranda invece può permettersi di giocare reattivo e stabilizzare, assolutamente. Qua bellissima la giocata di Giuranda, tra l'altro, che va a, a, a parare con la Senid la, la, la 3-2 e gioca immediatamente il potenziamento di 2 HP alla Senid in questo modo la. La giocata di Bulat con Tremana mana poteva unicamente essere quella di vista acuta, costo 2. E qualora l'avesse fatto sarebbe arrivata la cascata Cerulea, a rovesciare comunque il trade in favore di Giuranda. Quindi, ottima conduzione della combat. Non erano presenti i trick nella mano di Bulat, che al momento è un po' piantato. Ha un pessimo turno 4. Bulat, se così possiamo, possiamo definirlo. E brucia la tremana che è un po' un male adesso. Però da qui in avanti. Possiamo dire che le giocate ci sono, c'è la negazione per quanto riguarda un potenziale blocco di un uh, Tahm che si va a mangiare un tuo pezzo, che può essere anche game-changing come situazione se l'avversario si affida a quello. Uh, abbiamo anche pescato un'ottima Bryce in combo con il Falco e c'è la Citra che può arrivare di sesto turno, banalmente. Che dolore dover vedere il falchetto virtualmente abbandonare il board quando avrebbe potuto essere veicolo di un free trade sulla veggente. Vediamo se deciderà di investire il strike. Effettivamente andrebbe a sovrascrivere il valore di questa giocata. Se non fosse che c'è la controrisposta di Giuranda e Bulat, se ne ravvede, non vuole avventurarsi oltre nella difesa di questo falchetto, concede a Tam Kench di divorarselo per non andare in una pila con l'avversario che andava poi a 5 mani a poter rispondere. Saggia la scelta di Bulat. Sa alla la scelta di Bulat e qua uh, il passo, il passo perché Bulat sa che nella mano di di Giuranda sono facilmente almeno un paio di combat trick e ha ben ragione, ce ne sono anche quattro in questo momento e sa che non può rischiare di andare a dichiarare la combat e qui la partita per Giuranda è tutta in discesa. Se Giuranda avesse visto anche Soraka in questa mano, la partita era già finita. Stavamo già discutendo del game 2, probabilmente, Vero. perché con tutto il valore che avrebbe generato Soraka a questo punto, con la stabilità in board data da, da quel Tam Kench, la partita era già ragionevolmente finita. Non c'è Soraka, il game è ancora aperto. Uh, al momento, Giuliana non ha né Soraka, tra l'altro, neanche la Starspring, che sappiamo essere l'altra win condition del suo mazzo, e di conseguenza Burat potrebbe avere tutto il tempo per recuperare e arrivare in quella fase in cui. Anche il mazzo di Juranda, che si trova molto comodo contro di lui potrebbe fare davvero fatica. Nello scenario in cui arrivano Shen, arriva la Bright Steel Formation, arrivano il drago, Fiora e tutti gli altri pezzi che possono essere pericolosi e che soprattutto Tom Kench non si può divorare così di punti in bianco perché hanno delle statistiche troppo alte per lui. Siamo in una situazione che, in cui ce la può fare il mazzo di Bullet. Ok, effettivamente Giuranda è abbastanza in autopilot. Può addirittura permettersi la ciclata contemplativa per vedere dal top deck che cosa può arrivare di interessante. Procede poi, naturalmente, al tentativo almeno di divorare questo Drago 4-5, dal quale Tam ne uscirebbe vivo. E stai abbastanza costringendo Bulat all'utilizzo del Denai che fa un po' male perché vai a spendere 4 mana per 2 e non solo vai a giocare il resto del round con un avversario che ha 5 mana può permettersi di andare all-in e probabilmente lo farà attraverso la giocata di un altro pezzo altri danni che vanno a terra Uh, ad essere prodotti sui tuoi pezzi, consentire poi una cura in un secondo momento. Insomma, Giuranda sembra aver allestito veramente la duplice win condition del uh, Overboard a soffocare lo sviluppo di bordi di Bulat, ma anche la pescata di una Starspring Spring inizierebbe poi a bancare con piuttosto calma. Cioè, è abbastanza tranquillo Giuranda qua. Non sta assolutamente venendo pressato come Bullet invece vorrebbe aver già fatto all'alba del tuo Sì, assolutamente. Appunto, come dicevo prima, al momento Bullet quello a cui deve puntare. Siccome ha missato l'occasione di aggredire tanto il suo avversario, eh, vorrà puntare al late game, vorrà puntare alla Bright Steel Formation, con Shen e con Sitria. Eh, ora, come ora, Bright Steel Formation, peraltro, non c'è. Deve cercare di far succedere qualcosa. Mi piace la linea di gioco che sta conducendo la Bullet. Vuole dichiarare subito la combat, vuole iniziare a danneggiare Tank per renderlo più scomodo. Il suo continuo mangiarsi pezzi e rimuovere pezzi dalla board di Bulat. Eh, la giocata qua di Acquire Taste minaccia moltissimo qualsiasi giocata molto proattiva di Bulat, tipo Sidria, tipo Shen, qualora giocasse uno di questi due pezzi, la Taste di Tam Kench andrebbe a togliere N1 immediatamente. La presenza di Astral Protection, tra l'altro nella mano di Juranda, gli dà una sicurezza in più al giocatore che sta pilotando Targo e Beachwater e questa situazione è veramente difficile per Bulat. Tenta una combat, probabile non batta ciglio Giuranda che l'accetta. Infatti, senza alcun tipo di pressione, può tranquillamente continuare ad allestire i propri colossi ai blocchi che non consentono a Bulla di giocare aggressivo. Effettivamente, si fa un gioco piuttosto pericoloso perché dovesse arrivare la Brightsteel Formation a Giuranda sarebbe richiesto un gran bello sforzo per rimuoverla allo stato attuale della propria mano. Vero è che mancano due turni a questo fatidico ammontare di mano 9 e a Bullet, la Bright's Information manca nella mano. Pericolosamente, vicino al level up Tom Cent, dopo questo gusto acquisito, in risposta al quale il buon Bulat potrebbe essere finalmente forzato al Coordinated Strike. Potrebbe giocarlo, potrebbe giocare colpo coordinato. Ma a tutti gli effetti la mano di Juranda non ha problemi a rispondere. C'è un, tutto una, un insieme di carte. Penso che, appunto, Bastione sia quella migliore. Vai a rispondere 4 mana con 5. Dai più uno, più uno a Tam Kench. Più uno, più uno che non è da sottovalutare. Perché comunque sia. Eh... Sono stats, sono stats su un pezzo, su un campione che fa delle stats il suo punto di forza. Fin tanto che ha punti vita da spendere, Tankhench può continuare a mangiare pezzi dell'avversario e può continuare a mettere questa pressione inesorabile. Qualora il prossimo gusto acquisito andasse a segno all'interno del prossimo turno, Tankhench si evolverebbe e annienterebbe tutti i pezzi già presenti nella sua pancia. Eh, questo andrebbe a distruggere un falco, un drago e potenzialmente una di quelle Bright Steel Protector che sono già presenti sul, sul campo di Bulat. Passerei, Già. metterei da parte i mana. E accetterei questa situazione. Non rischierei un single combat su Tam Kench. Certo, eh, qualora certo. andasse a giocare il protettore a spalle larghe. Un Aia. po' rischio da questa giocata. Eh, noi sappiamo non essere presente la mano di Bulat in single combat Ma sono assolutamente d'accordo con Soul Con due mana aperti per Bulat Juranda deve assolutamente eh, stare attento alla possibilità che sia presente questa remozione per il suo avversario Non c'è, lui comunque banca i quattro mana saggiamente E adesso questo Tahm Kench ha bisogno di un piccolo rinforzino E poi può procedere al fatidico Acquire Taste Che, lo consent che gli consentirà level up. Già e potrebbe partire di, proprio di Protezione Astrale, Giuranda. E andare a dichiarare immediatamente la Qire Taste. Ci starebbe, secondo me, una giocata uh, decente, senza ombra di dubbio. E porterebbe Tank Kench, peraltro a 10 di vita, che è tantissimo. Comincia già ad essere nel range in cui si può mangiare una Brest information per intero. E quindi qua la situazione può essere molto, molto calda per Bulat, che comunque. Bulat che comunque comincia ad avere uno scarseggiare di risorse nella sua mano. È arrivato un dominatore dei fiumi. Dalla sua, quindi le spell potrebbero ritornare piano piano. Ma qualora lo giocasse, Tamken se lo mangerebbe immediatamente, perché ha solamente due di attacco. Quindi uh, è range del facile per Bulat. Un passo interessante, secondo me, qua. Mm. Ok. Allora, effettivamente Giuranda ha un tipo di mano che ama giocare sulla pila avendo tanti trick a velocità burst, tante cure tante protezioni varie eh, cura, silence eh, più 0 più 2 bastion veramente messo molto bene non gli rimprovero il fatto di voler andare a vedere che cosa fa l'avversario perché lui comunque a lui giova questa situazione di stallo no? in cui Bulat è indietrissimo rispetto a quello che vorrebbe avere su board Assolutamente sì, banalmente se Bullet si fosse preso il passo e avesse avuto Brainstill Formation il prossimo turno poteva giocare quella bomba gigantesca ma in, anche in quel caso non sarebbe stato un problema per Juranda che con Astra Protection e Acquired se la sarebbe mangiata tranquillamente, forte anche di un Bastion pronto a difenderla quindi Bullet non ha la board per calare una Brainstill Formation rilevante quindi... Anche questo turno 8 passo ci stava da parte di Giuranda, non era così grave. E ora come ora, un Tam Kench 3-10 gigantesco va a dichiarare quello che immagino sia un inesorabile acquire taste. A cui Bulat non può assolutamente rispondere, in alcun modo non ci penserà neanche di rispondere. Arriverà l'ultimo fatidico seguace fagocitato per questo Tam Kench che procede per la prima volta, se non erro. Se non erro, per la prima volta nell'arco di questa Amazon University Esports ha la sua evoluzione, eccolo qua, in tutto il suo splendore e in tutta la sua buzza, come si dice in quegli voloni. <ride> Tra l'altro mi, mi piace perché hai sottolineato che è la prima volta che lo vediamo evoluto nell'Amazon University Esports. Avremmo potuto vederlo anche la settimana scorsa evoluto, ma un misclick devastante di Bulat ce ha privato. <ride> è, vero, è vero, è vero. Non so, non so se ricordi, è stato Ricordo. molto bello da vedere. <ride> E qua una ottima dichiarazione di combat. Col pugile va a dichiarare la combat su Shen. E questa combat è inesorabile. Qui Bullet un po' disrespettando un po' anche diciamo complice la disperazione se vogliamo già, già. di questo di questo match -up che non ha letteralmente nulla da dire a giuranda giuranda che si prende anche la briga di andare praticamente a zero mana per prendersi il value trade facendo combat trick su combat trick ciclata su ciclata la mossa kansas city come l'hai definita tu e eh già eh, se la può permettere perché tanto anche una singolare attenzione a costo 2 con il mana che erano rimaste a bullet non avrebbe cambiato niente quindi Ora siamo di nuovo in una zona molto difficile. Ci prova Sitria sì, timidamente, non sa di star finendo anche lei dritta nelle fauci di questo Tamkench, anche perché è pieno di pallottole, di frecce al proprio arco, dite quello che volete, delle infinite munizioni che Giuranda ha dalla sua per poter continuamente supportare questo Tamkench. Arriverà al Bastion a far andare a vuoto, a proteggerlo da questo concerted strike e arriva... Naturalmente la resa di Bulath che nulla ha potuto per arrestare l'avanzata di questo colossale anfibio. Uh, non ho visto bene, mi pareva fosse arrivata anche tra l'altro nella mano di Juranda la Soraka, uh, è stata inesorabile questa partita, Tam Kench che riesce a sopravvivere quei due turni di troppo contro un Fiorashen, sigla appunto alla fine. Uh, Fiorashen è un mazzo che si basa comunque su pochi pezzi, uh, su cui si tende a pivotare, si dice in termini tecnici, ovvero a supportarli, a continuare a sfruttare il loro valore, il loro sfidante e se i pezzi ti vengono tolti e mangiati gratuitamente da una carta che viene generata ad ogni turno, chiaramente non hai più niente da fare. Condivisibile la resa di Bulat, siamo a game 2 e vediamo questo Draven Ezreal sfidare il Fiora Shen. Entrambi i giocatori cambiano il mazzo, Intelligente, secondo me Bulat che non va a cercare il mirror ma cerca lo skill matchup. Attenzione a questo Ezreal Draven, già a più riprese ha lasciato a piedi il proprio pilota, non vorrei fosse proprio questa la volta in cui... Uh, lo, facci, lo faccia di nuovo. Mi piacerebbe vedere invece una, una bella partita di Ezraal Draven, dove tutte le carte arrivano col giusto timing. La principale critica che muovo al mazzo per ribadire un po' il mio Sperato. pensiero a chi ci sta Sperato. seguendo è che abbia delle carte che lavorano in modo molto settoriale, e quindi è particolarmente soggetto alla pescata. È molto vulnerabile se pesca male, ed è molto forte se pesca bene, che non è un grandissimo punto per un mazzo che vuole essere competitivo, deve essere consistente, performare più o meno sempre bene. Vediamo se sarà la volta per Bulat di pescare il mazzo per dritto. Assolutamente. Tra l'altro la lista di Bulat che ho sotto gli occhi in questo momento è veramente molto 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 particolare. Uh, utilizza ad esempio solamente un Champ Wamp, quindi solo uno dei uh, Rodichetta Bisteccona, si chiama in italiano se vuoi farti una risata, Ehm. Uh, ne gioca solamente uno e quindi ha meno motori di ciclata, infatti solamente due rovistare, non tre. E per compensare questa cosa, sembra giocare la bellezza di due giorni del progresso. In un mazzo che comunque schiera doppio farro, quindi sono ben quattro carte costotte. Ne vediamo wow. appunto apparire una nella mano di Bulat. Una decklist strana, ma che secondo me potrebbe dire la sua. Comunque, in un matchup del genere, dove ogni danno che porta segno sul suo avversario è oro, in quanto. Non ci sono cure, ma proprio zero nel, nel mazzo di, di Giuranda che non schiera nemmeno per dire la barriera spirituale. Che è, sappiamo essere una delle barriere che offre Lifesteal. E quindi una delle pochissime cure che vengono in genere schierate nel mazzo Fiora Shen canonico, se così vogliamo chiamarlo. Mm -hmm. Effettivamente, avere tanta ciccia per il late game è un buon modo di sopperire alla mancanza di uh, delle, delle carte che arrivano dritte, ecco, quindi. In qualche modo, Ezreal Driven ti danno sempre un bel attrito sul board. Ti offrono delle removal, ti offrono dei cicli per Ezreal che vuole portare danni al Nexus. È una specie di control con la. Capacità di andare one turn kill con l'Ezra level upato e tante, tante chip spell naturalmente, un po' come è sempre stato Ezreal Quello che manca talvolta di fare è proprio affondare il colpo. Riesce a fare l'intero early game dove rimuovi, giri Ezreal e la tua mano poi è vuota a quel punto, perché non hai più assolutamente nulla con cui lavorare. Ed è lì che quindi il capitano Farron e la doppia Progress Day possono no, darti della spinta per quell'ultra late. Assolutamente, e a giudicare da come è iniziata questa partita, eh. Uh... Bulat è abbastanza tranquillo. Di tanto curioso che non abbia attaccato con Ezra. Non abbia generato il colpo mistico. Aveva paura di vista acuta. Bulat è molto attento. Lungo. Ha rispettato vista acuta, ci ha visto lungo lui. è sua la vista acuta che vede attraverso il card back dell'avversario e vede, legge perfettamente la mano. Sa che c'è questa possibilità, c'è questa nuova carta di Demasia che spesso viene disrespettata. Uh, Bulat non vuole assolutamente rischiare di dare impasto di suoi Real a gratis, anzi Cala Draven comincia a generare le asce e comincia a generare il suo valore contro un Juranda che. Non ha sviluppato un'aggressione così tanto grave al momento, quindi puoi permetterti di aspettare, puoi permetterti di arrivare al momento in cui giochi il tuo giorno del progresso, ti refilli la mano, giochi il tuo Farron, hai tutti i danni che desideri, e a quel punto, per appunto Giuranda, c'è veramente poco da fare perché non gode di alcuna cura. E una volta che cala Farron, banalmente nella tua mano hai 12 danni puramente di spell, senza neanche considerare un'ezera girato. Conducio questa combat uh, con. Uh... Abbastanza disinibizione. Esiste sta parola? Ci provo. La provo. Sì, dovrebbe esistere. <ride> Bulat va all'attacco comunque conscio del uh, star preservando il suo tassello più importante, quell'Ezral che guarda dalle retrovie i propri seguaci, i propri teammate, in questo caso più che seguaci, i seguaci lo sono per Bulat, combattere contro un Juranda che effettivamente non ha avuto il più esplosivo degli early game. E di early game... Uh, esplosivo aveva un gran bisogno per riuscire ad aggredire Bulat. Questo è un po' un matchup dove, vabbè, chiaro che si debba difendere il mazzo control con Ezreal Draven. Ma in particolare, Giuranda volebbe, vorrebbe poter lavorare con la doppia win condition: quella dell'aggredire via board l'avversario e il suo Nexus, le puntività del suo Nexus. E eh, quella che a questo punto è divenuta secondaria in mancanza del campione protagonista della seconda parte della strategia. Fiora che si gira, che però, Fiora, appunto, non c'è. Due partite che Fiora non si vuole fare vedere. Vero, Prima non partita. si è fatta vedere per Bullet. E ora, per proprio onestà intellettuale e di competizione, non si fa vedere neanche da, da Giurano. Una Fiora che banalmente avrebbe matchato molto bene quelle zia di turno 3, per esempio. Quindi. Uh, giusto come hai detto tu manca quel qualcosina dal lato di dal lato di Bullet, da, dal lato di Giuranda scusate e Bulat invece dalla sua ha tutto quello che desidera con questo giorno del progresso si riparte a cannone abbiamo una un, un, è arrivata addirittura bellissima la, lo stormo famelico costo zero è veramente eccezionale potrebbe essere quella giocata inaspettata quella risposta a bassissimo costo di mana che va a cambiare le cose arriva una Relentless Pursuit un po' frettolosa Siamo. Da parte di Juranda che, però, giustamente vede il suo avversario a due mana e vuole cercare di capitalizzare su quelle poche, su quelle molte, scusate, spell che ha e sulle poche risorse che gli rimangono. Qui quello Shen e quella uh, Grigli sono tutto quello che rimane sul campo di Juranda per fare quel pivoting di cui si parlava prima. Qualora se ne andassero anche quei due pezzi, e eh, spoiler con la mano di Bulat se ne andranno molto eh, presto. Già. Uh, non ci sarà più nulla da fare per Juranda che dovrà giocare al top deck di ogni pe per ogni pezzo. E invece Bulat è tutt'altro che al top deck. Ha una mano stra -piena in un matchup dove comunque... Uh, diciamo, Juranda non è... Secondo me è particolare. È sì forte il, uh, il mazzo di Juranda contro quello di Bulat. Ma le cose vanno fuori controllo monti in fretta in questo matchup. Snowbolla veramente tanto il Fiorashen. È vero, basta, basta una combinazione di top deck per giuranda che può ritrovarsi con una board minacciosa. Penso alla Bright Formation in primis. Però manca un turno ancora. e Il prossimo avremo il Refresh a 8. Quello dopo ancora l'avremo avremo a 9. Forse è un po' tardi. Sai che forse siamo veramente al colpo del KO con quest'ultima pila. Eh, probabilmente sì, probabilmente sì. Questa pila questa, inesorabile, è ottimo. lo top deck di Genève. Tra l'altro, che può andare a impensierire non poco Bulat. Ma ovviamente dalla sua c'è una sentinella che va a bloccare lo scout Stun Che è. Quasi la meccanica counter naturale di quelli che sono gli scout in quando si vanno a bloccare non uno ma ben due attacchi di quel, di quel pezzo. La tentazione della seconda negazione ci potrebbe. La tentazione della negazione, perché alla fine non è stata giocata nel turno prima per salvare Shen, la tentazione di farla è alta, ma andare a giocare negazione su un ragno 3-2. Costo 3 che ti stuna praticamente a gratis su un pezzo è proprio tipo il sintomo della disperazione di cui si fa adesso la partita per Giuranda e da qui in avanti vedo solo rose aspettative per Bulat. pare proprio che assisteremo al reset della serie e ad un match 3 una bella una Però bella aspettiamo, una... aspettiamo 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 perché comunque Potrebbe arrivare una sequenza un po' insperata in cui vai a proteggere per cominciare questo Genevie, poi vai a vedere un top deck di Brest information. Formation. Bulat non te la rimuove per qualche motivo, no, perché non dovrebbe. Perché ha Barrier, certo, non te la rimuove perché ha Barrier, poi vai alla combat dopo, la puoi proteggere col, col concerted strike e col uh, Deny Insomma, aspettiamo ad alzare al cielo il pugno del vincitore Bulat, anche se è piuttosto. È piuttosto chiaro che Giuranda stia accusando il colpo. È un po' alle corde, con la, col volto gonfio, e l'arbitro dovrebbe, dovrebbe fermare l'incontro. L'arbitro dovrebbe fermare l'incontro. Bulla col <ride> ditino frettoloso su Farron. Che non vede l'ora di scendere in campo e inesorabilmente andare a smesciare contro il Nexus di Giuranda. Eh, mi sa che è esatto, Giuranda. Oh, arriva la resa, sì, arriva l'arbitro. A separare i due combattenti, <ride> basta finare, lo scempio. Basta, lui ha 10 carte in mano. Tu due, basta, fermatevi. Basta così, manifesta super capo tecnico, <ride> purtroppo non è riuscito Giuranda nel suo compito principale, che poi poteva sfociare in entrambe le strategie del suo deck. Prendere il board e giocare da davanti. Quando il Fiora Shen non riesce a stare avanti sul board, non riesce a giocare quindi, cosa, cosa intendo per giocare da davanti? Con il proprio board sviluppato e con il beneficio del vedere sempre come l'avversario prova a rimuovertelo e a quel punto tu giochi sulla pila per secondo con le tue attivazioni che avvengono per prime e quindi giochi da davanti per appunto giochi in vantaggio con l'avversario che prova a inseguirti e tu che lo scacci a pedate dietro la tua scia e purtroppo non è mai andato avanti e a giocare da dietro non è esattamente contentissimo il Fiorascense non in alcuni matchup in alcuni casi dove magari deve sgombrare il board e poi eff puoi effettivamente andare a picchiare l'avversario ma con le caratteristiche del mazzo Ezreal Draven poco aveva a che fare Giuranda una volta partito così lento 1-1 sì. match 3 e qui e tra, tra l'altro la, la partenza è buona arriva Fiora finalmente una si è fatta vedere uh, mi piace il passo di Giuranda con le mette da parte partimana d'accordissimo anche Bulata a farlo per lo stesso motivo perché entrambi codono di un ...vista acuta... Bulat molto bravo qua a rispettare la vista acuta dell'avversario... ...non andare a beitarlo, ...perché sarebbe incappato inesorabilmente... ...nel combat trick dell'avversario... ...e Giuranda però qui... ...è davanti... ...qui Giuranda sta facendo quello che hai appena descritto... ...giocare da davanti... ...a Fiora online... ...a Shen online... ...e c'è anche il combat trick a due mana... ...a difendere la situazione per loro... ...qui c'è una buona dichiarazione di combat... ...che mette già uno Fiora... ...ma Bulat non si arrende... ...e anzi... ...da parte sua... From the scratches, proprio prende tutto il poco che gli viene dato e dà da barriera al River Shaper per comunque dire Va bene, tu potrei portare a uno Fiora, potrei prenderti il value trade, ma io mi pesco una spell e ti danneggio Shen Secondo me, veramente, questo è sintomatico proprio del non panicare, fare la giocata giusta e stare in già. linea anche se sto perdendo Gioco da dietro, ma gioco per recuperarti, non per guardarti ci pensa Giuranda, infatti, che teme, teme la sorpresa da parte di Bulat, che ha già fatto delle gran belle porcherie in questo torneo con soli 4 mana da parte. Io ricordo quel doppio pel cascade, sì, non so se ti ricordi, Soul, con il quale ha spaccato il game. Eh, mi ricordo fosse mh, probabilmente col suo Tam Kench Soraka, proprio nella parte in cui fece anche il miss click. Se vi ricordo, si era portato avanti grazie a una doppia pel cascade che aveva già abbastanza segato le gambe al proprio avversario. Quindi, anche col miss la vinse. Qua attenzione, attenzione Io... qua ha una pila sensazionale per Bullet che riesce a portarsi a casa la kill su Shen. Sì, credo. Non è stata la, la situazione migliore possibile perché avesse ucciso Shen e fosse sopravvissuta quella Brystle con una barriera, sarebbe morta anche Fiora. Bulat avrebbe portato a casa tipo il mondo. È riuscito a rovesciare una situazione veramente terribile per lui sì, e adesso c'è una Fiora in campo che aspetta. Aspetta pazientemente perché qua se va a parare in K in una, una ripost molto insidiosa e se non va a parare dà un valore a Bulat che non ti vorresti mai trovare contro, specialmente in un mirror match. In una manata Bulat pareggia in mana, quasi pareggia la board e con questo attacco va a pareggiare le carte in mano. Pazzesco, veramente da... l'outcome di quella pila, sembrava già scritto in forte favore di Giuranda. Ma Bulat ha trovato col cuore delle carte una buona soluzione ad una combat complessa. Adesso effettivamente va a maturare tantissimo valore. E ne ha gran bisogno, perché non solo va a pescare Spell, ma va a sottigliare il proprio mazzo. Consentendosi di arrivare a sua volta ad una fiora, ad uno Shen, ad una Genevieve e avere un po' più di board presence rispetto a quello che gli consente per ora la sua mano. Giuranda credo debba rinunciare. No perché sa di avere solamente una sharp sight con la quale giocare la combat, mentre Bulat era pronto con la propria ripost. Va a pescare un'altra spell, va ad avere il mana sufficiente a sviluppare un altro river shaper. Sembra una situazione in cui Bulat è molto in difficoltà e lo è, però sta cavalcando l'onda, sta veramente facendo quello che può meglio che può. Cavalcando l'onda è il termine è perfetto, e ora c'è anche la pescata di Fiora. Bulat potrebbe in modo, nel, in ogni modo nell'altro, riuscire a rovesciare questa cosa. Io ci voglio credere. Eh, Giuranda al momento ha il vantaggio, deve fare le giocate migliori. Ha una genevia di turno 6 che va a fare ben due pezzi, eh, non toglierebbe fiora dal, da un eventuale sharpsight ma dalla sua giuranda a sharpsight a sua volta nella sua mano la somma di tutte queste cose dovrebbe penso portarlo a giocare Genevieve oppure lui si vuole tenere il combat trick pronto nella sua mano e vuole portare a segno quella fiora, sono entrambe delle giocate valide secondo me, col dono dell'onniscienza, Genevieve era ovviamente peggio perché Burat Gode sia di ripost che di sharpsight che di concerted strike quindi ha letteralmente ogni risposta Migliore del suo mazzo pronta e avrebbe potuto manipolare la partita molto meglio se avesse visto il suo avversario commettere immediatamente 6 mana fuori per giocare Genevieve Giusta disamina, caro Soul. Adesso è una combat dove finalmente si toglie dalle scatole. Almeno così spera giurando, uno di questi versi Perché, oh, zitti zitti, stanno facendo un sacco di valore per Bulat che non avesse potuto contare su di loro dalle mani di partenza. Si sarebbe beccata una gran bella sconfitta. Sicuramente era molto messo meglio Giuranda, che è potuto partire con il setup della morte Fiora Shen, eh, con Shen che supporta Fiora, li consente di fare molteplici combat da protetta via barriera. E ci sta ancora una volta, grazie anche a questa ripost, uscendone più che dignitosamente. Bulat, nonostante lo sfavore delle mani di apertura, arriverà un single combat per provare a rimuovere una volta per tutte questi River Shaper, anche a discapito della propria 3-2. Non c'è per Bulat la possibilità di giocare il Coordinated No, non è Coordinated Strike, è o Colpo Coordinato o Concerted Strike, Walcat, ce la puoi fare, ce la possiamo tutti fare. <ride> ti hanno dato fastidio, vero? <ride> perché ti, ti avranno flammato sicuramente. No, beh. non flammavano me, flammavano il no. povero Hannibal, che lo... perché io ero molto solido nel ricordarmi che si chiamasse Concerted in inglese, <ride> e il povero Hannibal, per venire incontro al fatto che io chiamassi le carte in inglese, ha, ha provato a tradurre Colpo Coordinato in Coordinated Strike, e la mia mente va continuamente a quel ricordo eh, per evitarlo, invece di evitarlo invece lo, lo, lo ripropone, lo, lo consolida. Lo consolida, esatto. Un'ottima un combat da parte di Giuranda che riesce a portarsi a casa eh, un, un più uno su Fiora, una kill su uno di quei maledettissimi River Shaper, ma at what cost? La mano di Bulat è... Sciabordante di eh, risorse, di soluzioni, di bocche da fuoco, mentre invece la mano di Giuranda è oramai quasi a secco. Una a secco che si è tradotto, però, in un ottimo top deck della seconda Fiora, e quindi adesso. Abbiamo la ripost, abbiamo la parata per, per tenere in vita la propria Fiora, quindi giocata molto bene qua da Giuranda, che sapeva e quindi è andato ovviamente a portarsi a casa eh, la giocata di, di Genevieve e il prossimo turno avremo doppia Genevieve a dichiarare la combat, quindi delle belle botte se vogliamo pittoresco questo duello a centrocampo tra le due fiora, entrambe armate di fioretto, entrambe armate di ripost a garantire a entrambe di uscire incolumi dal combattimento. Genevieve si andrà a prendere quest'altro river perché ciclerà se stesso con un'altra spell per Bulat e occhio perché tutto questo card advantage è finalmente tale, tutte queste pescate Veramente provvidenziali, degli River Shaper hanno finalmente portato Bula da una situazione scomodissima di early game svantaggioso. Ripeto, non aveva fiorescendo mentre Giuranda sì, ma adesso ha quelle carte in più con cui preservare la propria di Fiora. Devo dire che non sta mancando di top deck, però, signor Giuranda, eh. Sì, Giuranda sta topdeckando sicuramente molto bene, qua infatti vediamo appunto un'ottima dichiarazione di, eh, di combat attraverso la Genevieve su Fiora, si tiene nella sua mano il contrattacco apposta per non in mana di una Genevieve, In cui più uno più uno avrebbe fatto sicuramente poco, adesso è Giuranda che deve giocare conservativo e deve recuperare. Eh, Chiaramente River Shaper è una carta estremamente chiave all'interno di questo matchup, è molto importante, dato che non si gioca tanto con i punti vita quanto con appunto con il valore, il vantaggio, il, la value vera e propria che solo i River Shaper sanno dare davvero così bene. Rivershaper che non sono stati pescati, zero copie in favore di Juranda di Rivershaper e quindi c'è poco da dire al riguardo. Bulat sta oramai raccogliendo ciò che ha seminato. La board di Juranda è comunque migliore, ora come ora c'è una fiora e se arrivasse un top deck di Priest Information per Juranda, eh, potrebbe essere molto per difficile arrivare. per Bulat recuperare. Priest Formation che non è presente, appunto, neanche nella mano di Bulat. Buon colpo finalmente per Bulat che può schierare la propria Sitria uh... Forse per la prima volta dopo nove turni di sofferenza, garantirgli il vantaggio sul board. Non fosse che no. C'è ancora, ancora qualche cartuccia per Giuranda che però è veramente alla canna del gas, come dicono in linguaggio motociclistico. Saluto <ride> al collega Guido Meta. Ed effettivamente è un po', un, po', un po' difficile per Giuranda, senza ancora qualche top deck fortuito. Tenere botta con il card advantage che di ha costruito, proprio come diceva il Bone Soul, con le unghie e con i denti, grazie a questi River Shaper. Vediamo ancora una volta quale sarà questo top deck. Per entrambi si fa importante perché, da un lato, devi scongiurare il pericolo che l'altro top deck sia forte, la Bright Steel Formation, dall'altro, non vedi l'ora che arrivi per te. Non è questo il turno per la Bright Steel per Giuranda, che vince ancora, se vogliamo, la gara dei top deck. Per un denai di cui Bulat si fa veramente poco, essendo che ne sono solo due eh, spell burst quelle che possiede Giuranda, Giuranda trova ancora una volta un combat trick provvidenziale. E arriva tra l'altro per Giuranda il. Il contrattacco che va a rimettere un pochettino la palla al centro. Se vogliamo morrere di nuovo un contrattacco anche per Bullet Bullet che intelligentemente da barriera riversa Non vuole farlo perdere. Vuole continuare a scremarsi il mazzo. E a questo punto, Giuranda ha due Bryce Formation nella sua declist. Mentre Bulat ne ha solo una. Ma attenzione, perché Bulat dalla sua. Si è, si è armato di tre River Shaper che sono già scesi in board e hanno fatto valore hanno scremato il suo mazzo togliendo le spell pescandole una ad una e quindi da qui in avanti i top deck di Bulat sono tutti molto qualitativamente migliori rispetto a quelli di Juranda Juranda che potrebbe arrivare a pescare ad esempio le negazioni che non sono ancora salite dal suo mazzo e sono però presenti nella sua deck list. quindi un rischio di briccare di rimanere bloccati con le carte è molto maggiore per Juranda mentre invece Bulat al momento ha un mazzo bello sne e continuerà a pescare con questo River Shaper. Mentre Juranda deve accontentarsi di preservare la propria fiora con, questi, con queste ripost. Quindi ancora una volta Bulat prosegue nello scavare questo profondo solco di risorse. Ottimo il concerted strike. Non c'è counterplay per questa soluzione top deckata da Bulat. Grazie al proprio river shaper Juranda deve accettare un'altra pescata per giunta da parte di Bulat che colpisce attraverso il concerted strike. Assolutamente sì. E quindi va a pescare un'altra carta in funzione dell'attivazione del river Shapes. Adesso arriva anche per grosso merito, avendo pescato nell'ordine delle 20 volte più carte del proprio avversario, la Bright Steel Formation. E questa relentless Pursuit sa di resa per Giuranda. Non è stato un game 3 di Legends of Runterra, è stata una finale di fioretto olimpico. <ride> assolutamente sì, e il risultato ha premiato chiaramente. Innanzitutto, il mulligan di Bulat che ha tenuto un river shaper. E ne ha visto un altro, e ne ha visto un terzo. River Shaper ha fatto assolutamente la differenza del matchup, come sempre succede. Uh, Giuranda non lo ha pescato, ha fatto il possibile con le carte che ha trovato, anche top deckato relativamente bene. Ma la differenza che creano i rivershaper è veramente grande. E questo solco di cui stavamo parlando si è proprio visto nell'ultima pescata. La Brest Information è arrivata in mano a Bulat nonostante ne giocasse una sola, perché appunto scremare il mazzo ridurre la, granu la granularità proprio delle carte prendendo le spell e togliendosele dall'interno, rende ovviamente ogni tua pescata molto migliore ma che si va avanti. E appunto, Giuranda, dalla sua, invece, vede una rellente spursuit e brita. Inesorabilmente, con un mazzo che sarà ancora stato sul 50-50 di spelle e pezzi oramai al turno 10. E questo significa non solo una vittoria di Bulat all'interno di questa serie, ma il raggiungimento per Bulat per la prima volta. Potrebbe essere questione solo di qualche minuto, eh, perché quando arriverà lo scontro di Valerio Perro e del suo avversario, Valerio potrebbe riprendersi la vetta del campionato, ma per ora la capolista, il capolista, è proprio Bulat che arriva sul 5-1. a Vediamo quale sarà il prossimo match che non riguarderà già Valerio Perro, dando lui la possibilità di raggiungere di nuovo spalla a spalla il collega Bulat in vetta, ma vedrà invece due giocatori che Stanno finora conducendo un torneo assolutamente di, ris di tutto rispetto. Parlo di Togodogo e parlo di merce, un po' una certezza della nostra community che sta performando molto bene, un solidone il buon Togodogo e una giovane promessa, un astronascente che è il buon merce che dopo aver proposto tanto gioco a Hyperagro con i suoi mazzi Barn. Sembra star cambiando il colpo, sembra star evolvendosi in un giocatore decisamente più difficile da leggere, ma il loro scontro e della loro lineup lo vedremo tra pochissimo, dopo una breve pubblicità. Cerchi un modo smart per creare il tuo stile. Che si tratti di barba e baffi perfetti, o di una barba incolta, il look perfetto è il tuo. Semplicemente il tuo stile. Philips One Blade. There's always a way to make life better. Philips.